Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo Formula Day. Anche questa volta, come sempre, devo ringraziare i miei amici di CarModel che mi hanno gentilmente inviato questa bellissima McLaren in scala 1 a 43. Vi ricordo di andarli a trovare, sotto in descrizione vi lascio tutti i link per poter acquistare non solo questo modello, ma anche tutti gli altri che abbiamo fatto. Qualche giorno fa abbiamo fatto la Mercedes, ma qualche settimana fa abbiamo fatto anche la Ferrari, la Red Bull, l'Alfa Romeo, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Allora, oggi ci facciamo questa McLaren di Lando Norris, che sì, la McLaren non è andata proprio benissimo nel 2022, ma devo dirvi che secondo me è un modello molto molto bello. Poi ragazzi, diciamo che l'arancione McLaren, secondo me, è quasi sempre a livello estetico tantissima roba. Raga, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale, e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del Formula 1 Day, dove potete trovare tutti gli altri episodi, mentre sotto in descrizione, anche qui in sovraimpressione, vi ricordo del gruppo Telegram Visio TV Modellismo. Se volete essere partecipi di questo gruppo di appassionati di Formula 1 e di modellismo, non dovete far altro che unirvi e venirci a trovare. Raga, dunque, bando alle ciance, ci spostiamo sotto ed andiamo ad aprire la McLaren di Lando Norris. Ok ragazzi, eccola qui la McLaren MCL36 presa dal Gran Premio di Australia. Ok, McLaren Formula 1 Team Burago Lando Norris in scala 1 a 43. Qui abbiamo il bellissimo logo McLaren Formula 1 Team. Nella parte posteriore non c'è il logo ufficiale McLaren questa volta. Vi ricorderete la Mercedes qualche giorno fa invece era presente. Allora andiamola a togliere dalla carta, poi toglieremo successivamente anche la teca protettiva, così ce la guardiamo da vicino. Vediamo se questa volta faremo difficoltà. Devo dire che la Mercedes è venuta abbastanza facilmente. Sì, dai, anche la McLaren. Ci siamo! Eccola qua, Australian GP McLaren F1 MCL36. Allora, che vi devo dire di questa McLaren? Devo ammettere che non l'ho studiata molto e la sto guardando veramente per la prima volta insieme a voi. Sicuramente sto notando la scultura di finto carbonio sul fondo dell'auto. Sempre una piacevolissima cosa da scoprire. Diciamo che è molto in linea con la Mercedes che abbiamo visto l'altro ieri, quindi gli somiglia molto. Andiamo a guardare le sospensioni, che in questo caso, ragazzi miei, sono decisamente migliori rispetto a quelle della Mercedes. Innanzitutto non abbiamo visto quelle plastiche attaccate e peraltro il finto carbonio si può intravedere, vedete, scolpito anche sulle sospensioni. Quindi questa è una cosa molto buona. Per quanto riguarda l'anteriore, ovviamente i profili alari sono sempre tutti quanti appiccicati, su questo non c'è dubbio, lo sapete, però dai, devo dirvi che alla fine risultano abbastanza buoni. Bellissimi i cerchi con il copricerchione che ricorda il logo di Google Chrome, questa è una genialata marketing che ho sempre apprezzato sulla McLaren. Andiamo a guardare il casco di Lando. Devo essere sincero, ragazzi, se proprio avessi dovuto scegliere un Gran Premio, io non avrei scelto l'Australia, avrei scelto il Gran Premio degli Stati Uniti a Miami, quello dove Lando si fece il casco a forma di una palla da basket. Devo dirvi, ragazzi, sarebbe stato molto molto meglio e secondo me un dettaglio veramente pauroso. Peccato, hanno messo un classico Lando Norris. Poi andiamo a guardare la parte posteriore dell'auto, mi sembra abbastanza bene, la colorazione è buona, su questo non possiamo dire nulla. Le gomme risultano un po' plasticose, qui abbiamo anche un piccolissimo difetto, si vede la classica riga di congiunzione del pneumatico che non è per niente bella. La parte posteriore completamente in linea, ragazzi, con tutte le Formula 1 che abbiamo visto fino ad ora, in quanto molto plasticosa e monocolorata di nero. Va bene? Comunque devo dirvi che anche questa macchina tutto sommato a me sembra molto molto buona. Ve la posso paragonare con la Mercedes che abbiamo detto proprio qualche giorno fa. Come vedete, a livello di colorazione, secondo me la Mercedes ha qualcosa in più, raga, perché questo fatto che è luminosa e che riflette così tanto la luce, devo dirvi che è veramente tanta roba. Però, come vi stavo raccontando, guardate la differenza con le sospensioni anteriori. Devo dirvi che queste della McLaren sono un altro pianeta, decisamente molto meglio. Per quanto riguarda invece l'ala anteriore, secondo me il lavoro è stato fatto meglio sulla Mercedes. Diciamo che se sommassimo tutti i pregi di alcune macchine, togliamo i difetti che troviamo in una sì e in una no, secondo me faremmo dei modellini incredibili, perché comunque se andiamo a togliere quei difetti sicuramente sarebbero dei super super
modelli. Comunque ragazzi, la McLaren MCL36 di Lando Norris, come sempre vi invito a farmi sapere, fatemi sapere se vi piace, se l'avete presa anche voi, insomma qualsiasi cosa mi volete far sapere, io sono sempre molto contento di parlarne insieme a voi. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like arancione come questa meravigliosa McLaren. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se avete acquistato anche voi questo modellino o se siete intenzionati a farli. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio tutti i link car model per poterlo fare. Io vi do appuntamento con il prossimo episodio, che questa volta già so quale sarà. Vi faccio vedere tutta la mia collezione Burago Signature 1-43 di tutte le Formula 1 2022 che posseggo. Secondo me verrà fuori un bellissimo video. Qui da Visio e dalla McLaren di Lando Norris è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.